Quella che sta volgendo al termine per l'impero a stelle e strisce è stata una vera e propria settimana da incubo. Anzi, due. La sfilza delle cattive notizie era iniziata infatti 2 settimane fa, quando la giunta patriottica del Niger aveva deciso di alzare l'asticella della sua guerra anticoloniale e aveva annunciato di punto in bianco la sospensione della cooperazione militare con gli Stati Uniti, mettendo a rischio la sopravvivenza della più importante base militare USA dell'intero Sahel. Lunedì poi è stato il turno della storica risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che ha isolato completamente il regime genocida di Tel Aviv ed ha costretto gli USA a prendere le distanze dal suo più importante alleato in Medio Oriente. E martedì a Washington, mentre erano ancora lì a cercare di capire come tenere insieme il sostegno incondizionato al genocidio e il fatto che tutto il resto del mondo di vedere sterminare i bambini palestinesi si sarebbe anche leggermente rotto i coglioni, ecco che arriva un 1-2 che avrebbe messo al tappeto pure lo Sugar Ray Robinson dei tempi migliori. Il primo gancio è arrivato di nuovo dall'Africa occidentale, dove il cocco delle potenze occidentali, Macky Sall, ha dovuto riconoscere la vittoria di Diomaye Faye, il leader anticolonialista che era in carcere da 11 mesi per un post su Facebook fino ad appena 2 settimane fa e che ora promette di rimettere in discussione le concessioni petrolifere che il suo predecessore aveva sostanzialmente regalato alle oligarchie occidentali. Ma il dritto che gli ha messi definitivamente al tappeto è arrivato proprio da sotto casa, quando una gigantesca porta container è andata a sbattere contro il ponte più importante di Baltimora, facendolo crollare interamente come un castello di carte in meno di 20 secondi. E per non vedere in queste immagini il simbolo stesso del declino della dittatura globale di Washington, ci vuole veramente parecchio, ma parecchio impegno. Prima di procedere oltre e raccontarvi nel dettaglio la settimana nera dell'imperialismo USA e dei suoi utili idioti, ricordatevi di mettere un like a questo video per aiutarci a combattere la nostra piccola guerra contro il dominio degli algoritmi. E se non lo avete ancora fatto, anche di iscrivervi a tutti i nostri canali e di attivare le notifiche. A voi costa soltanto un centesimo di secondo del vostro tempo, a noi invece aiuta a crescere e a far arrivare anche fuori dalla nostra bolla qualche notizia che non sia proprio esattamente la fuffa propagandistica che gli rivogano continuamente i pennivendoli dei media mainstream. Buona visione! Come ricorda il mitico Billmon sul suo blog Moon of Alabama, senza alcuna sorpresa, lo stesso New York Times, che si è basato in passato su testimoni menzogneri per affermare falsamente che Hamas aveva violentato donne israeliane, sta mentendo anche sulla risoluzione di cessate il fuoco per Gaza approvata ieri dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il riferimento è alla lunga serie di figure di merda che la testata di riferimento del finto progressismo imperialista e suprematista del Giardino Ordinato ha raccattato nel disperato tentativo di legittimare lo sterminio dei bambini palestinesi a Gaza. Un primo esempio eclatante è l'ormai famigerato articolo dello scorso 28 dicembre, dove i cronisti sionisti del Times mettevano in fila una serie di testimonianze, in gran parte anonime, su fantomatici casi di violenza sessuale avvenuti durante l'operazione della resistenza palestinese Diluvio di Al-Aqsa del 7 ottobre. Tra le testimonianze più importanti, quella di un sedicente paramedico di un commando israeliano che denunciava il ritrovamento del cadavere di 2 ragazze nel kibbutz di Beri che riportavano segni evidenti di violenza sessuale. Peccato che poco dopo sia sfuggito alle maglie della propaganda un video girato esattamente in quel contesto da un soldato israeliano e che mostrava i cadaveri delle donne che, come è stato costretto ad ammettere lo stesso Times, non avevano nessunissimo segno evidente di abusi sessuali. D'altronde, non dovrebbe sorprendere. La principale fonte a cui il Times, come il grosso della propaganda dei sostenitori del genocidio, si è rivolto per le sue fake news sugli stupri della resistenza palestinese è la famigerata avvocatessa Kocha Velkayan Levy, a capo di una fantomatica autonominata commissione civile creata in fretta e furia per indagare i crimini commessi da Hamas il 7 ottobre contro donne e bambini.
una campagna mediatica in grande stile che l'ha portata più volte a sciorinare i risultati immaginari delle sue indagini in prime time sulla CNN e addirittura alla Casa Bianca. Un attivismo infaticabile che le valsa anche il premio Israele, la massima onorificenza possibile e immaginabile da parte del governo sionista. Il tutto rigorosamente basato su pura fuffa. In modo così plateale da dover essere riconosciuto poco dopo dal governo israeliano stesso, che tramite un suo portavoce ha dichiarato al principale quotidiano israeliano Inet che le sue ricerche sono inaccurate e rischiano così di dare forza a chi sostiene che diffondiamo fake news. Il numero di bufale della Levi spacciate come notizie dalla propaganda occidentale sono innumerevoli, a partire da quella super splatter del feto strappato dal ventre di una donna prima di essere violentata. La cosa divertente è che la Levi con questo giochino ci si è fatta pure un sacco di soldi. Attraverso il suo Deborah Institute, infatti, ha raccolto milioni di dollari di finanziamenti, a partire da quelli dell'ambasciatore USA in Giappone, l'ebreo Rahm Emanuel. Aveva deciso di donarli dopo aver visto una sua presentazione ad Harvard, dove aveva mostrato le foto di corpi di donne uccise e stuprate, sosteneva, al Nova Electronic Music Festival. Peccato che, come rivelò poi il sempre ottimo Max Blumenthal, fossero in realtà foto di guerrigliere curde morte in combattimento. Ora, dopo aver diffuso a piene mani questo genere di minchiate, figuratevi che problemi si possano fare quelli del Times a distorcere qualche parola, che è esattamente quello che hanno fatto descrivendo la storica risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che ha costretto gli USA per la prima volta a non porre il veto a una risoluzione contraria all'azione del governo genocida di Tel Aviv. La partita infatti si gioca essenzialmente tutta intorno a una questione. La richiesta di cessate il fuoco è o no vincolante? Nel tentativo disperato degli USA di giustificare il plateale mancato rispetto del mandato del Consiglio da parte di Israele, che dopo la sentenza ha continuato a bombardare più di prima e a cercare di sterminare i palestinesi di Gaza, oltre che con le bombe, anche con la fame, continuando a bloccare gli aiuti dell'UNRWA, l'amministrazione Biden ovviamente ha subito sottolineato come la risoluzione fosse non vincolante e come avesse come premessa il rilascio degli ostaggi. E il Times ovviamente ha sposato senza se e senza ma questa linea, distorcendo platealmente le parole. Come sottolinea Billman, infatti, secondo il Times, il Consiglio di Sicurezza avrebbe invitato a cessate il fuoco, usando scientemente il termine calling for. E se il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite invita qualcuno a fare qualcosa, ciò, continua Billman, equivarrebbe giuridicamente a chiedere per favore, non avrebbe conseguenze reali. Fortunatamente però l'ONU non ha invitato proprio nessuno. Nella risoluzione infatti il termine usato è demand, richiedere, che è legalmente vincolante. Idem con patate per l'eliminazione di tutti gli ostacoli alla fornitura di assistenza umanitaria, che secondo il Times l'ONU avrebbe di nuovo invocato e invece la risoluzione ha espressamente ordinato. Possono sembrare dettagli, ma non lo sono affatto. Certo, è assolutamente vero che mancando all'ONU strumenti diretti per far rispettare le sue risoluzioni, le conseguenze non possono essere immediate e non sono in grado di mettere immediatamente fine al massacro. Ma questo non significa che questa risoluzione e chiarire che si tratti di una risoluzione legalmente vincolante non siano questioni di primaria importanza. Il primo motivo l'ha chiarito il presidente colombiano Gustavo Petro in un breve tweet. Se Israele non rispetta la risoluzione delle Nazioni Unite sul cessate il fuoco, annuncia Petro, romperemo le relazioni diplomatiche con Israele. E se lo dice Petro, invece che perdere tempo e fiato per lamentarci che tanto non cambia niente, sarebbe il caso di mobilitarsi seriamente perché lo dicano anche i governi europei, a partire dal nostro, che probabilmente troverebbero paradossalmente anche meno ostacoli. Per capirlo, basta vedere i commenti sotto il tweet di Petro. Fai lo sbruffone con Israele, che è in un altro continente, ma non dici niente sulla dittatura venezuelana che hai accanto e che non permette elezioni libere. Tuona repubblicano. E con Maduro non romperai le relazioni per non aver permesso all'opposizione di andare alle elezioni? Rilancia Buelo imbarazzato. E sul Venezuela niente da dire? Ipocrita!
sentenza Emmanuel Rincon. Tutti i profili da decine di migliaia di follower. Il braccio armato della propaganda delle oligarchie svendipatria filo-yankee colombiane che hanno governato il paese da sempre e che ancora oggi rappresentano un'opposizione estremamente potente e pericolosa al governo patriottico e sovranista dell'ex guerrigliero marxista-leninista Gustavo Petro. Petro però da lunedì dalla sua appunto la nuova carta che, se la maggioranza della popolazione si mobilita con forza per sostenerlo, può risultare decisiva. La sua posizione, infatti, dopo la risoluzione, è chiaramente l'unica legalmente difendibile. Il resto è puro crimine internazionale. Come faranno a difendersi i sostenitori a giorni alterni dell'ordine internazionale basato sulle regole? Come nel caso della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, l'impero del doppio standard si trova di fronte a un bivio molto delicato. Deve decidere se voltare le spalle all'avamposto dell'imperialismo nel Medio Oriente o se dichiarare una volta per tutte che il diritto internazionale non esiste e che valgono esclusivamente i rapporti di forza e gli interessi strategici dei wannabe padroni del mondo che siedono a Washington. In entrambi i casi, nella grande guerra dell'Occidente collettivo contro il resto del mondo, un esito non esattamente favorevolissimo, diciamo. E quando ci si trova di fronte a due opzioni, entrambe devastanti, a fare la differenza potrebbero essere davvero, appunto, le mobilitazioni popolari, che nel frattempo sono chiamate a combattere un'altra partita fondamentale. Martedì scorso, infatti, gli USA sono stati travolti da un'altra sentenza storica. Alle 10:30 della mattina, l'Alta Corte del Regno Unito ha annunciato ufficialmente che la decisione definitiva sull'estradizione di Julian Assange viene rimandata di 3 settimane, durante le quali le autorità americane dovranno presentare garanzie sufficienti che, una volta trasferito negli USA, il fondatore di WikiLeaks non verrà condannato alla pena capitale, non verrà discriminato nel processo sulla base della sua nazionalità non americana e, soprattutto, godrà della protezione del primo emendamento che garantisce protezione costituzionale alla stampa. Che intanto significa una cosa molto semplice. Gli USA saranno anche la patria della democrazia, ma di default questi diritti fondamentali non sono in grado di garantirli. Ovviamente anche qua le reazioni non sono state di giubilo, perché la tagliola continua a pendere sulla testa di Assange e nel frattempo si farà altre 3 settimane di carcere, dopo 9 lunghi anni di martirio. Ciò nonostante, non era per niente scontata. Temevamo l'estradizione, ha affermato Jeremy Corbyn, da sempre in prima fila in questa fondamentale battaglia di civiltà. Credo che questo verdetto segni un cambiamento e che sia dovuto anche alla persistenza delle campagne per la liberazione di Julian. La pressione serve, ha concluso Corbyn. Non possiamo mollare. Anche qui, ovviamente, c'è un nodo legale irrisolvibile che pone la Corte britannica di fronte al solito bivio. Sostenere il boss di Washington o dichiarare la fine dello Stato di diritto? L'accusa infatti è stata piuttosto chiara. Assange, non essendo cittadino americano, non può invocare il rispetto del primo emendamento. Da qui le due obiezioni fondamentali proposte dalla difesa e recepite dalla Corte. 1. Assange non può essere discriminato a causa della sua nazionalità. E 2. Intimamente connesso, come ricorda Stefania Maurizi sul Fatto, l'estradizione è incompatibile con l'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che protegge la libertà di stampa e di espressione. Essendo il nodo legale indistricabile, quindi, anche in questo caso la decisione in realtà sarà eminentemente politica e la politica la influenzano anche le mobilitazioni di massa. Ed ecco perché, proprio come nel caso della risoluzione dell'ONU, come sottolinea Corbyn, adesso non possiamo mollare. Come ripetiamo da un po' di tempo a questa parte, l'era del disfattismo e della dittatura di Tina, il There is no alternative di thatcheriana memoria, è definitivamente tramontata. L'impero è in declino e la sua egemonia incontrastata, quella che aveva portato un'imbarazzante mezza calzetta come Francis Fukuyama a diventare una sorta di guru con la sua pagliacciata sulla fine della storia, è ormai il delirio di una piccola minoranza che, per quanto ancora potente, è tutta rivolta al passato. E in questa lunga fase di declino per i popoli si apre una nuova gigantesca opportunità per tornare ad essere protagonisti dei loro destini.
Questi due casi sono due esempi eclatanti esattamente di questa nuova stagione, dove l'esito di quello che succede dipenderà sempre di più dalla nostra capacità di tornare a far sentire la nostra voce. Ovviamente, come molti di noi ripetono fino alla nausea da tipo 30 anni, abbiamo fatto di tutto per farci trovare completamente sguarniti e impreparati a questo appuntamento con la storia. 30 anni di fuffa liberal hanno ridotto le organizzazioni popolari in briciole e lo sforzo a cui siamo chiamati oggi per recuperare il tempo perso è a dir poco titanico. La buona notizia però è che si può fare. È la lezione che ci arriva chiaramente dal sud globale. Le ultime settimane infatti per l'impero USA e i suoi vassalli sono state un vero calvario. La prima pessima notizia risale ormai a una decina di giorni fa. Il 16 marzo, infatti, il Niger, riportava Al Jazeera, ha sospeso il suo accordo militare con gli Stati Uniti con effetto immediato, segnando così un duro colpo per gli interessi di Washington nella regione. Dopo il golpe patriottico del luglio scorso, la giunta nigerina aveva malamente cacciato i francesi, ma aveva tenuto aperto il dialogo con gli USA, tanto che alcuni analisti un po' confusi erano arrivati addirittura a sostenere che i patrioti nigerini non fossero patrioti per niente e fossero in realtà solo dei pupazzi in mano a Washington impegnati a dargli manforte in una lotta tutta interna all'Occidente collettivo. Una tesi che noi abbiamo sempre respinto con forza. Piuttosto abbiamo affermato in svariate occasioni in questo contesto gli USA sono stati meno ottusi del solito. Hanno capito che l'ondata anticoloniale era inarrestabile e invece di impelagarsi in un muro contro muro che li avrebbe portati a una sconfitta certa, hanno cercato una mediazione. Ecco così che invece di invocare sanzioni e interventi militari come i francesi, hanno riconosciuto il nuovo governo e sono scesi a patti. L'obiettivo era ovviamente quello di mantenere un presidio nel paese per evitare di consegnarlo completamente alla sfera di influenza militare russa e a quella economica cinese. Il presidio in questione in particolare è la famosa base aerea 201, il progetto di costruzione più costoso ma intrapreso dal governo degli Stati Uniti nel continente, sottolinea Al Jazeera. Una base strategica perché con la scusa della guerra alle operazioni terroristiche, continua Al Jazeera, in realtà è anche un elemento fondamentale della proiezione di grande potenza contro Russia e Cina. Purtroppo per gli USA però evidentemente il suprematismo lo puoi domare per un po', ma non lo puoi sedare del tutto e prima o poi torna a galla. Ed ecco così che in occasione della visita di una delegazione USA in Niger, gli inviati avrebbero deciso di tirare un po' troppo la corda, fino a minacciare un'azione contro il Niger se non avesse tagliato i legami con i due grandi avversari geopolitici. E i nigerini non l'hanno presa proprio benissimo. Il governo militare, ha dichiarato il portavoce della giunta Ad Brahmane la sera stessa a Reti Unificate, denuncia con forza la minaccia di ritorsione del capo della delegazione americana nei confronti del governo e del popolo nigerino. Il governo del Niger, tenendo conto delle aspirazioni e degli interessi del suo popolo, ha concluso, revoca con effetto immediato l'accordo relativo allo status del personale militare degli Stati Uniti e dei dipendenti civili del Dipartimento della Difesa e dichiara con forza che il patto di sicurezza in vigore dal 2012 viola la Costituzione del Niger. Ma una lezione ancora più grande di come contro l'impero in declino chi la dura la vince è arrivata martedì dal Senegal, dove è stata annunciata ufficialmente la vittoria alle elezioni del giovane attivista anticolonialista Bassirou Diomaye Faye. Ma prima di concludere questo racconto, un brevissimo break pubblicitario. Da un'idea di Ottolina TV nasce la newsletter multipopolare. Geopolitica, economia, storia e attualità per un'informazione approfondita sul mondo che cambia. Iscriversi è facile. Clicca sul link che trovi al nostro sito www.ottolinatv.it per ricevere ogni settimana le notizie da media, associazioni, autori e organizzazioni che non si riconoscono nella narrazione del mainstream. Iscriviti e aiutaci a costruire un nuovo media indipendente, ma di parte. Ottolina TV, la non TV che dà voce al 99%. Appena due settimane fa, Diomaye Faye era ancora in carcere e il regime del cocco dell'Occidente Macky Sall aveva rinviato le elezioni di un anno.
il regime filo-occidentale sembrava essere riuscito così a sconfiggere le forze del cambiamento con la repressione. Poi, con grande sorpresa di tutti gli osservatori, di punto in bianco, la Corte Costituzionale, che Macky Sall e i suoi sponsor pensavano di avere in pugno, ha deciso di annullare il decreto che rinviava il ritorno alle urne. Il regime allora provava l'ultima carta e fissava la data delle elezioni pochissimi giorni dopo, sperando che gli avversari non avessero il tempo minimo necessario per organizzare un po' di campagna elettorale, soprattutto dal momento che nel frattempo, circa un anno prima, il loro partito era stato smantellato mano militari e dichiarato fuori legge, e anche dal momento che Fayyad in realtà non era altro che un sostituto. Il vero leader dell'opposizione, Ousmane Sonko, era stato infatti fatto fuori a suo tempo con una persecuzione giudiziaria senza capo né coda, dopo anni di violente repressioni di piazza che sono continuate fino a poco fa. Come oltre un migliaio di suoi compagni di lotte, anche Fayyad era stato tra le vittime di questa ondata di repressione inedita per il Senegal. Era stato condannato a ben 11 mesi per un post su Facebook. Alcuni magistrati, una minoranza infima, aveva scritto, si sono dati come missione di sgozzare, squartare e servire della carne fresca di oppositore al presidente Macky Sall per fargli decidere in quale modo cucinarli. Una repressione poliziesca che però non ha scoraggiato i nostri paladini della democrazia, che hanno continuato a coccolare Macky Sall, che giusto un mesetto fa è stato accolto con tutti gli onori a Roma per la pagliacciata del summit sul piano Mattei, ma le oligarchie dell'Occidente erano rimaste le uniche a sostenerlo. Manco a dirlo, tra i cavalli di battaglia del PASTEF, il partito di Sonko e Fayyad, c'è da sempre una feroce critica al ruolo del colonialismo e in particolare della Francia, con l'obiettivo dichiarato, al pari di Mali, Niger e Burkina Faso, di abbandonare il franco CFA, forse il principale di tutti gli strumenti di dominio neocoloniale ancora in essere, per creare una valuta locale adatta alle esigenze economiche del paese e alla sua tanto ambita indipendenza. Ma quello che oltre che i francesi spaventa anche tutte le altre oligarchie dell'Occidente collettivo è la promessa di rimettere in discussione tutte le concessioni estrattive imposte dalle multinazionali occidentali al paese a condizioni al limite della rapina. Una partita particolarmente importante dal momento che, come ricorda Nigrizia, negli ultimi anni in Senegal sono stati scoperti vasti giacimenti offshore sia di petrolio che di gas. Al largo della costa occidentale del paese si stima la presenza di oltre 1 miliardo di barili di petrolio, mentre il giacimento al confine con la Mauritania conterrebbe in profondità addirittura 900 miliardi di metri cubi di gas. Tutta ricchezza che, grazie a contratti capestro firmati dall'amichetto della nostra giorgiona nazionale Macky Sall, sarebbe dovuta andare a gonfiare le casse delle oligarchie occidentali, a partire dagli azionisti di British Petroleum, che nella regione la fa un po' da padrone, e che oggi invece potenzialmente rappresentano per il presidente anticolonialista Fayyad una solida base di partenza per un'agenda che permetta finalmente al Senegal di emanciparsi da secoli di soprusi dell'uomo bianco, andando ad arricchire ulteriormente la ormai interminabile schiera di paesi che dell'impero in declino si sarebbero anche abbondantemente rotti i coglioni. Chissà se anche in Senegal, fino a 2 giorni fa, come da noi, c'era pieno di finti, lucidi e veri cinici commentatori che invitavano a starsene a casa, a farsi i cazzi propri, tanto non cambia mai niente. Dal Niger al Senegal, fino ad arrivare nel cuore del vecchio continente, l'era dei bubbolatori inconcludenti è finita ed è arrivato il momento di prenderci le nostre responsabilità per far crollare definitivamente il castello di carte della sempre più anacronistica dittatura delle oligarchie svendipatria. Per farlo abbiamo bisogno di un media che, invece che spacciare fuffa come il New York Times, aiuti il 99% a prendere consapevolezza del furto sistematico che l'elite svendipatria commettono sulle sue spalle. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Giorgia Meloni. Scusate, PS, un nutrito gruppo di Ottoliner ha appena dato vita a Multipopolare, l'associazione degli amici di Ottolina TV che vogliono portare i nostri contenuti fuori dalla bolla distopica del mondo digitale
e permettere a chi si riconosce nei nostri contenuti e nelle nostre modalità di costruire una vera e propria comunità fatta di persone in carne ed ossa. Stanno organizzando iniziative di presentazione e di tesseramento in tutto il territorio. Se siete interessati a dare una mano e a mettervi in contatto, scriveteci intanto a ottolinatv@gmail.com, che facciamo un po' da tramite fino a che l'associazione non avrà il suo sito e la sua casella di mail. Il primo evento è previsto per sabato 30 marzo a partire dalle 15 nella sede romana di Risorgimento Socialista in viale Giotto 17, e chi non aderisce è Paolo Mieli.